Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. Non ho postato da tipo 2 mesi e la verità è che mi sono preso un pochino una pausa, come avete visto, e mi sono goduto qua le vacanze a Barcellona insieme a Lele, che è la mia ragazza, e io spero che anche tu abbia avuto buone vacanze, un buon Ferragosto, e almeno per me ora riprendo già per bene con tutto, con la dieta, con l'allenamento, che in realtà non è che ho mai abbandonato, però sicuramente sono stato più flessibile, mi sono allenato di meno, e però penso di riprendere proprio da questa settimana, e soprattutto voglio riprendere dai video. Per farlo mi serviva veramente fare questo video di aggiornamento, perché alla fine, ragazzi, io sono su YouTube qua da 4 anni quasi, forse un po' di più, 4 anni e mezzo forse. È veramente un sacco di tempo e se andate a ripescare alcuni dei miei video, basta che letteralmente andate sul mio canale e scrollate giù, non ho cancellato quasi nessun video, tranne un video che era stato cancellato da YouTube, ma non ho cancellato nessun video, quindi si può proprio vedere tutta la progressione che c'è stata dal primo video a ora, da quando ero uno studente a Bath, dal mio lavoro alla Shell a Manchester, a praticamente tutto l'evoluzione di questo canale con le serie, con i vlog, con Sammy che mi aiuta un sacco a filmare. È passato un sacco di tempo, ragazzi, che alla fine io condivido la mia vita qua sulla telecamera, qua sui social, e la cosa che a me probabilmente mi è piaciuta di più e mi piace di più di questo era il fatto di aver creato una comunità di persone che alla fine quasi ovunque andavo qualcuno mi riconosceva, e per chi mi ha conosciuto dal vivo abbiamo fatto di tutto, ci siamo allenati insieme, abbiamo fatto tante cose che non ho mostrato sui social perché non volevo, perché alla fine se e quando incontro uno di voi sono una persona che ci tiene a voi, ci tiene a conoscervi e non a mettere sui social per far vedere che vi ho conosciuto, semplicemente conoscervi e parlarvi in amicizia. E quella per me è stata la cosa preferita e che mi ha più colpito di aver alla fine iniziato questo canale. Quando ricevo ancora oggi messaggi ogni giorno praticamente di persone che mi ringraziano per i miei video, per la motivazione, per la spinta, per l'informazione scientifica che gli ha permesso di trasformare il loro corpo, a me questo è quello che mi carica e mi dà l'energia di continuare, è quello che alla fine mi fa andare a dormire sorridente e mi fa svegliare bene. E questi ultimi 2 anni sono stati, l'avete visto voi pure, raga, sono stati tosti perché con il Covid, il fatto delle restrizioni, il fatto che, per chi mi conosce lo sa che io amo viaggiare, tipo anche gran parte del motivo che ho lasciato il mio lavoro come ingegnere era perché questo qui, i social mi hanno permesso proprio la libertà di poter viaggiare, di poter esplorare nuovi paesi, andare in posti che ho sempre voluto visitare, e quello è sempre stato il mio obiettivo primario che mi ha fatto appunto scegliere di continuare per questo percorso. E purtroppo con la pandemia ci sono stati ovviamente problemi molto più grandi, anche i miei nonni stanno a Bergamo, quindi so bene com'era lì la situazione a inizio pandemia, ma penso che la cosa che non ci siamo accorti in questi 2 anni è proprio come siamo cambiati noi stessi. Proprio è stato quasi un cambiamento, almeno per me, quasi forzato, quasi accelerato da questi ultimi 2 anni, dove alla fine gran parte delle cose che magari facciamo quando siamo ragazzi, usciamo, siamo molto con gli amici, ci ritroviamo, no, in cerchi sociali, tutte queste cose sono andate via via a diminuirsi, e anche io qua col mio lavoro sui social è stato un anno e mezzo dove io in testa avevo solamente, io so che ci stanno alcune persone che stanno soffrendo adesso, che stanno chiuse in casa, io non posso permettermi, ho il lusso di poter creare video e di poter dire che questo è una parte del mio lavoro, non posso permettermi di smettere e non posso permettere di alzare bandiera bianca. E parlando anche con Sammy, con chi mi sta intorno, lo sanno che ci ho riflettuto molto, perché anche io stesso non sono stato al 100% mentalmente, e non è una cosa che mi sono accorto subito, è una cosa che ovviamente piano piano è uscita fuori dopo un anno, dopo un anno e mezzo, dove alla fine avevo tante cose da fare, e però mi sono veramente, invece che ascoltare me stesso, mi sono spinto a fare dei vlog, a provare a portare dei contenuti, a continuare a portare avanti questo canale, perché speravo
nel mio piccolo di poter migliorare la giornata ad alcuni di voi. Ed è quello che ho sempre fatto e ho continuato a fare. E sono arrivato praticamente a giugno un pochino spompato, ma nemmeno spompato, semplicemente che non mi ero veramente mai preso una pausa. Sì, ho ridotto la frequenza dei video, magari alcuni di voi l'hanno notato, che tipo facevo 3-4 video a settimana e nell'ultimo anno ho praticamente fatto un video a settimana, perché quello era come dire il minimo che mi ero imposto per non alzare bandiera bianca. E tipo ci sono stati tanti mesi dove avevo detto a Sammy, bro, cioè voglio un attimo staccare, e lui mi ha veramente spinto a continuare, soprattutto per che non mi ha fatto mollare, e su questo lo ringrazio di cuore. Sono poi arrivato appunto a giugno, dove volevamo fare il lancio di Kaizen, l'abbiamo spinto a luglio, quindi quello è stato un altro mese, e in quel mese a luglio avevo tantissime cose da gestire. Praticamente col canale vedrete un po' l'evoluzione, siamo passati da io che facevo i video in cameretta con il mio telefono, piano piano reinvestendo tutti i soldi che facevo dal canale e che alla fine voi mi avete sostenuto così. Ho reinvestito tutto nel canale, comprare e acquistare attrezzature migliori, migliorare appunto tutti i video, investire in canzoni col copyright, tutte queste cose qua che alla fine non ne ho mai parlato e non si vede, perché alla fine i video sono di altro. E in più è tutto culminato a giugno-luglio, che abbiamo fatto il rilancio di Kaizen, in cui non ero solo io, ma eravamo in tanti, c'erano gli ambassador, c'era Sammy, c'era Stefi, c'era Ele, la mia ragazza, c'era Ale, che è un altro ragazzo che ci aiuta. E quindi piano piano è diventata una cosa più grande di me stesso. È diventato il fatto che il mio tempo è passato anche e soprattutto a gestire cose che voi magari sul canale non vedete, che non ho mai mostrato. E io sono cambiato come persona. In tutto questo tempo probabilmente l'unica cosa che mi serviva era un pochino di tempo da solo per riflettere a come stavo io veramente, e riflettere sull'andamento del canale, riflettere su che tipo di contenuti volevo mettere fuori. E anche per questo noterete che nell'ultimo anno ho quasi praticamente messo solo vlog o comunque video in cui io filmavo fuori. E potrebbe sembrare molto easy, tanto tranquillo, filmi la tua giornata, filmi la tua vita, facilissimo. Ma a volte ci sono giornate dove uno non vuole farlo e comunque ti devi spingere a farlo per forza. E ho completamente nell'ultimo anno tolto l'essenza dei video che hanno alla fine costruito il mio canale, che mi hanno fatto conoscere e che hanno effettivamente costruito un rapporto con voi. Che quei video sono i video più brevi, sit down come questo, però informativi e scientifici. E non li ho fatti anche se avevo così tante cose da condividere, così tante cose da dire, perché pensavo a tutte le persone, anche te magari, che stavano in casa, che non avevano accesso alla palestra, e dentro di me ero tipo, ma che senso ha fare dei video informativi se poi la gente non si può allenare? E in più, alla fine i video informativi, almeno per me, in testa mia, sono un attimino più tecnici, sono un attimino meno divertenti di magari dei vlog che posso filmare all'aria aperta, che posso farvi, diciamo, magari sono un pochino più di intrattenimento rispetto a questi video qua. Quindi nell'ultimo anno, per questi motivi ed altri probabilmente, ho veramente, mi sono chiuso e ho fatto solo vlog, e sono arrivato a un punto dove questo un pochino mi ha pesato, perché principalmente a me l'unica cosa che mi interessa è parlare alla telecamera e parlare con voi il più frequentemente possibile. E nell'ultimo anno e mezzo, vuoi per me, vuoi per la situazione, vuoi per, sono sicuro, anche alcuni di voi che magari non hanno vissuto i migliori momenti della vita in questi ultimi anni, mi sono sentito appunto che tutto quello che avevo costruito stava diminuendo, non è la parola giusta, stava semplicemente, avevamo tutti altre preoccupazioni e il canale non è la cosa primaria. E questo va benissimo, ma è semplicemente una cosa che io volevo correggere subito, appena me ne sono accorto, e ho dovuto veramente riflettere in questa estate senza fare video, per anche solo capire in testa cosa volessi fare, e anche solo riuscire adesso a parlare alla telecamera e mettere come mi sto sentendo e come mi sono sentito appunto in parole che magari voi possiate cogliere. Io sto benissimo, la mia famiglia per fortuna è stata benissima quest'anno, sono grato di dove sono arrivato, ma per me questo non è tutto, ho così tanto di più che voglio dire e di cui voglio parlare, così tante cose e informazioni scientifiche dell'ultimo anno che voglio condividere e diffondere, per continuare a ispirare, motivare, spingervi a dare valore e ad aiutarvi quel pochino il più frequentemente possibile nella settimana. E quindi ho pensato,
ovviamente dai prossimi video già lo vedrete, di iniziare di nuovo con dei contenuti che alla fine hanno costruito il mio canale e che amo fare, e di mischiare di nuovo contenuti informativi e vloggare, poi vloggare quando ci sono veramente cose fighe da vloggare, non semplicemente perché lo devo fare perché devo mettere un video e voglio farlo di intrattenimento e quindi devo filmare tutta la giornata. Questo è un po' quello che ho riflettuto in questa estate. Se stai ancora guardando io ti ringrazio, perché probabilmente la maggior parte della gente ha già cliccato fuori, ma se stai ancora guardando io ti ringrazio e fammi sapere cosa ne pensi, se hai voglia, nei commenti. Farò, o ho già fatto, anche qualche domanda, qualche poll che dovrebbe uscire nella sezione comunità, quindi se vuoi andare a votare lì fallo, in cui vi ho chiesto qualche domanda per capire meglio che tipo di contenuti fare. Mi è veramente tornata tutta la voglia, la motivazione, e penso che mi sono messo molti limiti mentali io stesso. Purtroppo è un pochino come è fatto il mio corpo e la mia mente, un pochino da ingegnere, che devo provare a ottimizzare tutto, e di conseguenza però a volte vuol dire restare dentro un frame o comunque una scatola senza provare cose esterne, e mi ci è voluto appunto questi 2 mesi per capirlo, per capire cosa volessi io, cosa potessi dare di più. E quella è una domanda che mi sono posto: ma Giulio, perché non mi va di continuare? Ho ricevuto dei DM di ragazzi che hanno ascoltato il Kaizen Podcast, che è il podcast che abbiamo iniziato un po' alla fine, anche quello in quarantena, che è bellissimo, che un sacco di DM che mi dicevano: perché non continui? Tipo, mi aiutano un sacco, ci fa capire come pensi, continua. E ero arrivato a un momento dove veramente io continuo se ho cose da dire. Se non penso di poter aggiungere valore, non mi va semplicemente di filmare una cosa, di parlare a così tanto per parlare, perché che ne so, devo fare news, perché voglio essere e restare appunto presente nel mondo dei social. Io faccio tutto perché di base io voglio provare a dare più valore possibile, quindi parlo quando penso di poter aiutare e dare un pochino di valore. E ora veramente in quest'ultimo anno mi si è accumulato tantissimo, e penso che mi sono messo appunto restrizioni io stesso, che hanno, diciamo, reso il contenuto, non dico 2D, però molto simile di formato, e che di conseguenza, proprio perché non potevo accendere la telecamera così come sto facendo adesso e filmare un video, hanno ristretto una parte di me che invece doveva uscire, che era appunto poter fare dei video un po' più tecnici, sti cavoli, dei views, di come vanno, se può aiutare una persona è quello che voglio fare. Quindi tutto l'ambaravano in questo video, e stai ancora guardando io ti ringrazio di cuore, era semplicemente per mettere in chiaro le cose. Potevo partire con i video ma non mi sarei sentito a mio agio quasi partendo, perché volevo spiegare a voi il mio processo mentale, e alla fine io sono qua grazie a voi, quindi devo tutto a voi. E volevo quindi fare questo video un attimo di aggiornamento, non so nemmeno come lo chiamo, se aggiornamento o altro, che so io. Sono stati appunto 2 anni non tosti, continuerà ad essere un anno un pochino difficile, non parliamo di Green Pass, vaccino, così, che se no entriamo nei casini, e però io mi auguro che sarà un anno migliore per tutti noi, che le palestre riapriranno normalmente, che tutti noi potremo tornare più o meno a una vita più o meno normale, perché è durato a lungo e è pesato non solo fisicamente ma mentalmente, penso, su molti di noi. Ti ringrazio veramente di cuore se sei arrivato fin qua, e ci vediamo nei prossimi video, io non vedo l'ora. Ciao raga, keep improving.